Terminata qui la partita all'Artemio Franchi di Firenze, una Lazio che ha dominato e meritato un 4-0 importante che consegna molta fiducia a tutto il gruppo biancazzurro. Con me il nostro direttore di Sport Press 24, che subito vado a consegnare la prima riflessione di questo match. Un match interpretato molto bene da tutto il gruppo Lazio. Probabilmente avevi ragione tu quando facevi presente: peccato che questa Lazio non si sia confermata in Europa. Sì, intanto ben trovati a tutti. Diciamo che questa è l'ennesimo poker in questo campionato da parte della Lazio, e c'è rammarico, no? C'è rammarico perché la Lazio ha lasciato dei punti pesantissimi sulla strada, soprattutto in Europa League, e anche quei due punti, per esempio, a Genova contro la Sampdoria. È una Lazio che comunque sta dettando legge in mezzo al campo. Nei suoi 11 è sicuramente una squadra da battere, una squadra importante, un bravo Sarri che disegna bene le pedine in campo, partendo anche dalla panchina. Vedi l'entrata di Yusai, l'entrata di Luis Alberto, giocatori che hanno fatto veramente la differenza oggi. Per non parlare del solito Milinkovic, due assist perfetti, non ha segnato, ma praticamente due gol sono i suoi. Per poi raccontarvi l'ottima prestazione di Zaccagni, la prestazione, il gol speciale di Vesino contro la sua ex squadra, e poi un Ciro Immobile fenomenale, che non gli bastano 90 minuti, ci crede fino all'ultimo secondo, e oggi al 91esimo minuto ha calato il poker. Insomma, una Lazio che entra nella storia da questo punto di vista con questo gol nella top 10 dei migliori marcatori della Serie A. E consentimi anche di dire, egregio direttore, che ci sono i dati che parlano giornalisticamente: difesa e attacco. Oggi abbiamo dei dati eccezionali di una squadra e di un tecnico che ha lavorato alla grande. La Lazio in 9 giornate ha incassato solo 5 gol, in questo momento è la miglior difesa in campionato insieme all'Atalanta, e il Napoli ha 22 gol fatti, perciò miglior attacco, ma subito dietro la Lazio con 21 gol fatti. La Lazio si sta dimostrando che sta lì nei primi posti ed è meritatamente lì davanti ai primi posti. Coppia centrale, anche quel centrale che ha voluto fortemente la sua conferma, spesso criticato, Patrick, tra i migliori in assoluto. Una crescita individuale del calciatore sotto la guida del tecnico, come quella dello stesso Lazzari. Probabilmente quando si è assunto Sarri, si era assunto appunto anche in prospettiva per far crescere questi atleti. Un Patrick che oggi, possiamo dire, ha messo anche in ombra, non me ne voglia, ma semplicemente per dire della prestazione, un Romagnoli che comunque si è comportato molto bene, ma se devo depositare una lode in più, lo faccio sicuramente per Patrick, che a ogni palla che recupera, a ogni palla che devia, a ogni palla che spazza dall'area, per lui è come un gol. La sua esultanza fa impazzire, insomma, no? Perché vedi che proprio la sua gioia è talmente tanta che dimostra ancora una volta quanto ci tiene a questa maglia e a quella posizione lì davanti. Hai citato prima, lo abbiamo fatto anche con la tua testata, la tua equipe, quanto è importante anche l'esperienza di Mattias Vecino, perché noi abbiamo parlato di Milinkovic, di Immobile, di Luis Alberto, ma certamente nella metà campo laziale questo calciatore, almeno oggi, a livello di fisicità e di dinamismo, ha dato quel qualcosa che in queste partite serve. Ma è il mercato che ha fatto Sarri, ragazzi, cioè, non possiamo dire altro. Cioè, in questa sessione di mercato il mercato lo ha fatto l'allenatore, e ha voluto e ha preteso i giocatori che a lui piacciono per il gioco, e lo stiamo dimostrando. Cioè, a parte Cancellieri, che ancora dobbiamo capire ancora che attaccante è, ma per il resto, ragazzi, nulla da dire, chapeau a Sarri. Oggi Vesino ha fatto quello che doveva fare, ha segnato, non gli si può pretendere di più. Ancora una volta Luis Alberto prezioso dalla panchina, perché poi rende di più e consegna quella qualità quando l'avversario chiaramente già ha dato tutto per gran parte del merce. Doppio appuntamento, Sturm Graz giovedì in Europa, e subito domenica Lazio-Udinese. Direttore, due partite, perché noi abbiamo detto all'inizio gli esami di maturità della Lazio: il primo lo ha superato a pieni voti, adesso c'è questo crocevia che potrebbe veramente lanciare la Lazio
nel grande calcio, perché battere Rossungrazia e fare una grande prestazione con l'Udinese significa che anche da un punto di vista ambientale, fuori dal raccordo anulare, questa squadra e questo allenatore avrebbero una considerazione straordinaria. Beh, adesso diciamo il risultato di questa sera è la chiara dimostrazione che la Lazio se la può giocare con tutti e su tutti i campi, perciò non vogliamo assolutamente rivedere la prestazione fatta in Danimarca contro il Midland, la prestazione fatta con l'Ostungrazia, nonostante ha preso un punto in classifica, ma adesso bisogna fare punti. La Lazio, per arrivare prima nel girone, deve fare 7 punti ci sono 3 partite a disposizione, le può vincere tutte e 3, ma limitiamoci ai 7 punti. Perciò può fare veramente tanto, ma adesso la consapevolezza c'è, la squadra c'è. Vedere la Lazio giocare in questa maniera non è una Lazio che si può accontentare o limitare solo al campionato. Termine più appropriato non potevi usare, direttore: la consapevolezza dei propri mezzi. Quello che mancava anche lo scorso anno a chiudere, direttore, oltre 3.000 cuori laziali arrivati anche qui a Artemio Franchi, in Austria pure erano oltre 1.000, insomma, questo fa capire anche quanto siano loro determinanti per trascinare anche tutto il gruppo Lazio verso queste vittorie così importanti e a una crescita anche come gruppo squadra. Ma l'abbiamo visto anche nel gol di Immobile è andato a prendersi l'abbraccio dei suoi tifosi sotto un settore veramente stracolmo, un settore di gente appassionata che segue la Lazio con amore, con tanta devozione. Meritano di vedere la loro squadra arrivare a questo livello, cioè dopo tanto periodo di sofferenza adesso si stanno godendo i risultati. Devo dire che una cosa che mi sono permesso di dirti in privato, ma lo voglio dire davanti a tutti, i tifosi della Lazio sono bisfrattati dovunque vanno, in qualsiasi città, in Italia, all'estero. Lo abbiamo visto anche a Graz, una scesa in campo di poliziotti, talmente tanti, erano più poliziotti che tifosi, quando invece i laziali si sono comportati molto bene. Ecco, dobbiamo anche sfatare questi tabù. Non vogliamo assolutamente dire che siamo perfetti, che sono perfetti, che tutti quanti noi siamo perfetti, perché nessuno lo è. Però basta con queste frasi, con questi attacchi che assolutamente non servono a niente. I tifosi sono qui, si devono divertire, lasciamoli divertire. Questa credo che era una sottolineatura doverosa da parte del direttore di Sport Press 24, che ringrazio. Grazie perché a voi. Questa sinergia Gazzetta Biancoceleste e Sport Press 24 ci rende orgogliosi, soprattutto anche per le qualità professionali del direttore di Sport Press 24. Buon ritorno nella capitale. Grazie a voi. E naturalmente un risentirci alle prossime occasioni. Buonanotte, direttore. Buonanotte.